giusto. E poi basta vincere la basta vincere la Supercoppa e che sarà. Questo lo ricordo. Basta vincere la Supercoppa e vita. Occhio che più che arabi e cinesi in questo momento ciò che premia il presidente De Laurentiis è il discorso stadio. Si è arrabbiato. È il discorso stadio. Dei concerti. Ricordiamo anche che De Magistris proprio qui su di Canale 21 in settimana ha criticato molto l'operato De Laurentiis, adesso ha detto basta proroghe, non farò più proroghe, voglio una. Ma so che ha parlato a Caserta, col comune di Caserta. Un progetto però, De Laurentiis. È probabile anche questo. Io è uscito sul giornale. Marcianese. Perché la sua idea è quella di portare il Napoli fuori dal Napoli. Vabbè. Oh Peppe, sarebbe una cosa. Sono chiacchiere. Allora dico una cosa grossa. Grossa. Cioè se entro. Vuoi vedere una cosa secca? No, tu. Se entro 20 anni, ho visto uno ha detto un commento secco e incisivo. No, se entro 20 anni viene costruito uno stadio, io mi impegno a non mangiare più melanzane alla parmigiana per tutta la mia vita. Non ce la puoi fare. Che per me non è una cosa. Non ce la puoi fare, Peppe. Non ce la puoi fare. Se per caso venisse fatto uno stadio. Chiedi a Peppe, Sergio, chiedi a Peppe l'astinenza sessuale, ma non la parmigiana. Perché quella la può fare. Ma la parmigiana. Stiamo degenerando. No. Ci sono dei minori studio. Facciamo un'altra cosa. Facciamo un'altra cosa. Stiamo parlando in termini. Se per caso dovesse venire adesso costruire lo stadio prima dei 20 anni, in questo studio ognuno aveva i piatti di parmigiana. Sì, tanto noi tra 20 anni stiamo qua tranquilli, quelli che ok, chiedo soccorso al nostro regista Pino Siciliano, passiamo in Serie B.